Buonasera a tutti. Iniziamo questo incontro che è l'ultimo di una fortunatissima serie Obiettivo Architettura, l'ultimo di questa prima edizione. È una serie che ha avuto molto successo, è stata molto interessante anche per noi Museo di Architettura, perché ha messo a confronto due linguaggi, quello del progetto architettonico e quello dell'interpretazione fotografica. E poi, come valore aggiunto, ci ha permesso di conoscere, di approfondire il lavoro di un architetto, di un gruppo di architettura e un lavoro appunto di un autore che usa il mezzo fotografico. Quindi siamo molto soddisfatti di questa iniziativa. Gli incontri hanno avuto delle temperature molto, molto diverse e quindi abbiamo molta aspettativa anche per l'incontro di stasera. Mi fa piacere presentarvi i nostri ospiti, a partire dal moderatore, che è Marco Brizzi, che è un esperto nella comunicazione dell'architettura. Poi abbiamo lo studio Labix, uno studio molto interessante che seguiamo da tempo perché riesce a coniugare professione, architettura di qualità, ricerca, sperimentazione. Non posso qui raccontarvi il loro curriculum, ma insomma ricordo sicuramente il MAST, lo splendido centro dedicato alla fotografia industriale di Bologna e la Città del Sole qui a Roma, tanto per citare due opere realizzate, ma insomma sono tanti i loro lavori, sono anche in mostra nella nostra mostra di collezione perché appunto da qualche tempo sono entrati nella collezione di architettura. Poi abbiamo Marco Cappelletti, un giovane fotografo basato a Milano che lavora intorno all'arte, design e all'architettura e che quindi ci parlerà del rapporto del suo lavoro con quello degli architetti. Finisco ringraziando Lucia Bosso che ha lavorato, inventato, insomma collaborato a questa iniziativa e che adesso deve rimettersi al lavoro per proporre a voi appunto la prossima edizione. Grazie, cedo il microfono a Marco Brizzi. Molte grazie a Margherita Goccione, grazie a Lucia Bosso per aver pensato di coinvolgermi nel condurre questa conversazione. In realtà il tema del confronto fra due categorie di professionisti che è alla base di questo percorso direi che già è carattere costitutivo della forza dell'iniziativa. È un confronto che qui si realizza in forma di conversazione, avremo delle belle immagini alle spalle che illustreranno nel corso della conversazione alcuni dei temi che saranno affrontati. Ma di fatto si tratta di un piccolo assaggio, di un confronto che esiste da molto tempo e che vede gli architetti e i fotografi protagonisti di un dialogo multiforme, variegato, guidato da intenzionalità anche molto diverse tra loro, ma è sempre stato, a mio vedere, estremamente fruttuoso e prolifico, anche di conseguenze impreviste. Di questo io spero che potremo parlare anche tra poco, forse emergeranno nel corso della conversazione tra Maria Claudia Clemente, Francesco Isidori e Marco Cappelletti, anche delle cose che nessuno di noi aveva previsto di dire o di prendere in considerazione, proprio perché questo è alla base di un confronto aperto e dialettico, come mi pare che sia quello che storicamente l'architettura e la fotografia hanno condotto. Dal mio punto di vista, questo confronto non può non essere inquadrato in un'ottica più generale e nella quale i mezzi di comunicazione hanno generato delle opportunità di moltiplicazione di sguardi, per esempio, e credo che questo sia oggetto di una contingente modificazione dello stesso ruolo della fotografia. Vedremo tra poco come il coinvolgimento di un fotografo giovane, l'età di Marco Cappelletti è uno degli elementi caratterizzanti il suo profilo professionale, perché è abbastanza raro vedere un professionista della fotografia
trentenne che ha lavorato su opere così importanti come quelle che lui ha avuto l'occasione di raccontare, di interpretare con il suo lavoro. Primo fra tutti direi il Fondaco dei Tedeschi, fotografato per documentare l'intervento di Oma, protagonista anche di un libro molto importante, questo lavoro fotografico, e poi non metterei in secondo piano La città del sole che l'Abix ha realizzato recentemente. Questa scelta è abbastanza inconsueta perché l'Abix per esempio ha puntato su un fotografo che conosceva molto poco, con il quale non aveva coltivato un rapporto di confidenza come talvolta succede agli architetti di coltivare, vale a dire un rapporto anche fiduciario che vede gli architetti ricercare nel fotografo il migliore interprete dell'idea che aveva originariamente guidato il progetto. Questo non accade qui, non può accadere per un puro fatto anagrafico e per un puro fatto anche di dati, di relazioni, insomma. Poi ci racconterete, anzi ci racconterete subito, vi chiederei, non so se Francesco, Maria Claudia o Marco vogliono cominciare a raccontarci come è avvenuto questo incontro. Potremmo partire da qui per cominciare quella che dal mio punto di vista è quasi la verifica di una tesi, vale a dire che oggi la condizione del rapporto tra architetti e fotografi, ammesso che sia generalizzabile e non lo è, sia guidata da una maggiore istantaneità e di ricerca di una freschezza dell'osservazione, che appunto non dipenda dalle intenzionalità dell'architetto. Chi vuole cominciare a raccontare questo incontro? Come è avvenuto? Maria Claudia, forse se prendi quel microfono mi permetti di guidare. È già acceso, credo. Pronto? No. Come è avvenuto? Facciamo una piccola premessa. Nella nostra storia professionale abbiamo lavorato non con tanti fotografi, ma con vari fotografi. Perché in generale quello che a noi interessa è lo sguardo di un'altra persona sul nostro lavoro. Siamo curiosi di vedere l'interpretazione che dà un'altra persona del nostro lavoro, nello specifico su Città del Sole. Noi avevamo, come forse sapete, l'aveva fotografata già Fernando Guerra due volte e avevamo urgenza di fare foto finali per presentare il premio Mies, mi sembra, non mi ricordo bene il motivo. Lui non poteva, era impossibile, quindi abbiamo chiamato Marcus di Visare, che è la più grande banca dati di fotografi del mondo. Vi ho detto: scusa, ci dai un fotografo giovane, lo volevamo bravo, con uno sguardo che secondo te è giusto per noi? E lui ha detto: ce l'ho, Marco Cappelletti. Va bene, ci fidiamo. Abbiamo telefonato, e è venuto a Roma. E gli abbiamo... Pochi giorni prima di Natale. Il giorno prima di Natale, questo non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo che era poco prima di Natale, di corsa, doveva venire subito. È arrivato con Babbo Natale e l'Arenna e così ci siamo conosciuti, incontrati. E quindi arrivo a Termini la sera, mi accolgono, mi portano in macchina a Tiburtina e visitiamo il cantiere di notte. Ormai sì. Non era già più cantiere, c'erano alcune piccole parti non finite, ma l'edificio era realizzato. Visitiamo l'edificio e il giorno dopo si parte e da lì poi abbiamo iniziato discutendo e ragionando sull'edificio. In primo luogo introduciamo e poi dei discorsi che adesso lo esatto. Raccontiamo. Conveniamo subito, vogliamo... Aspetta. Non so se si riesce a rimettere la presentazione dall'inizio. Se no andiamo noi indietro. Sono d'accordo. Può rimettere la presentazione dal principio? Rimettendo il nero, già che ho spegnato. Ecco, sì. Seguiamo la presentazione. O qui assistiamo alla fase in cui gli architetti diventano veramente registi della presentazione, quindi il conflitto tra i ruoli è evidente. Bene, guidiamoci con la presentazione, perché voi avete individuato un percorso. Prego. Sì, diciamo che ci divertiva iniziare questo dialogo partendo da una considerazione abbastanza semplice, che è quella di capire qual è il rapporto tra fotografia e progetto. Perché
e cosa cerchiamo noi ovviamente da un fotografo quando iniziamo una commissione di rappresentazione fotografica di un progetto. Quello di cui siamo convinti è che un bravo fotografo non è colui che racconta il progetto in maniera più o meno precisa, più o meno esaustiva, ma è colui che riesce a costruire un racconto parallelo sul progetto, differente in qualche modo dal progetto stesso. E un bravo fotografo è colui che incorpora nella fotografia questo dato narrativo, questa storia che riesce a, col suo sguardo, riesce a costruire intorno al progetto. E spesso il fotografo vede qualcosa di diverso, no? Vede qualcosa che non c'è, che magari anche l'architetto stesso non è riuscito a vedere quando ha concepito il progetto, e l'opera fotografica, secondo me, esiste indipendentemente dal progetto, cioè è un'altra storia, un altro racconto, è un'altra riscrittura. E infatti abbiamo fatto vedere qui... Io amo usare il termine traduzione. Come vedete abbiamo messo un progetto nostro di quando eravamo in un'altra vita, no scherziamo, abbiamo messo alcune fotografie di alcuni bravi fotografi che hanno secondo noi interpretato bene o con uno sguardo molto bello dei progetti molto noti. E ci sembravano belle da mettere in questa occasione e le abbiamo condivise con Marco stamattina queste immagini, le abbiamo fatto insieme perché condividiamo questo punto di vista sulla fotografia, il rapporto tra fotografia e architettura, che non è mai esaustivo. Un fotografo vede all'interno di un progetto delle cose con un suo sguardo che cambia lo sguardo dell'architettura e dà un'interpretazione diversa. Quindi sono tutte foto molto famose. Masterpiece, oserei dire. Dei masterpiece, dove però, ad esempio, in questo caso, secondo me, in maniera particolare, c'è una specificità del linguaggio fotografico che subentra facendo diventare l'architettura, rivelando qualcosa dell'architettura che nell'architettura in sé per sé forse non sta, ma la fotografia in qualche modo riesce a rivelare appunto per la sua specificità. In particolare, vabbè, questo è il lavoro di Guido Guidi sulla tomba Brion di Carlo Scarpa, in cui viene raccontato un processo, non c'è solo un'operatività fotografica, diciamo, ma avviene un lavoro che a sua volta è progettuale. Vediamo, infatti, il libro è contaminato in maniera positiva da questi appunti presi da Guido Guidi per stabilire con cui si accorge e quindi definisce il suo modo di fotografare attraverso il comportamento della luce, il comportamento delle condizioni climatiche e ovviamente i volumi dell'architettura stessa, creando a sua volta un nuovo prodotto che va al di fuori di quello che è il prodotto architettonico. Difatti qui ciò che tutti conoscono, cioè, non avendo la possibilità di visitare poi la tomba Brion con estrema facilità, perché sta nella periferia veneta, le fotografie sono l'unico mezzo che permettono di accedere, e secondo me la tomba Brion è più conosciuta per via delle fotografie che per una visione poi reale del progetto e dell'architettura stessa. Quindi in qualche modo si crea di nuovo qualcosa che amplifica l'architettura e il progetto. Questo è un curioso punto d'incontro, non così scontato, devo dire, perché lo sguardo che voi avete proposto da architetti e l'affermazione che avete fatto nel dire noi usiamo la fotografia, anche quella fotografia che non riguarda i nostri stessi progetti, come modo per osservare la capacità del fotografo di raccontare delle cose che noi stessi non avevamo avuto occasione di percepire, è legittima, è abbastanza prevedibile, nobile, perché conferisce alla fotografia un ruolo non subordinato ma un ruolo creativo, forse addirittura più importante rispetto a quello del progetto. Ma è meno scontato che sia Marco Cappelletti a riconoscere questo ruolo, anziché mettere in evidenza il proprio avvicinamento poetico, quella che tu hai chiamato traduzione, che sembra quasi più un lavoro funzionale a un'operazione editoriale. Quando la traduzione viene citata, normalmente si evoca la possibilità di raccontare a qualcuno che non conosce una certa lingua. Mentre il tema linguistico-narrativo che Francesco Clemente ha citato
mi incuriosisce ulteriormente, mi viene da pensare che se c'è una dimensione nella quale l'architetto ha sempre considerato il fotografo come colui che avrebbe dovuto interpretare il proprio unico e assoluto sguardo, cosa che non è così, così banale, perché nella storia dell'architettura ce ne sono numerosi, allora forse quello sarebbe l'individuazione di quello che Umberto Eco chiamava il lettore ideale, che in realtà oggi non è più riconoscibile. Quindi voi andate alla ricerca della molteplicità degli sguardi. Non tutti sapranno forse che lo Studio Labix ha una forte propensione nell'indagine dello spazio pubblico. Questo è direttamente esperibile in tutti i progetti, in primis direi quello della Città del Sole, dove il quartiere Tiburtino II viene interpretato secondo uno schema di confronto anche ottico-visivo. Il tema della figura sfondo, che tra poco loro ci racconteranno molto bene, è guida dell'idea di uno spazio pubblico. E lo spazio pubblico è o non è il luogo dei mille sguardi che si intrecciano e che si confondono? Forse voi ricercate nella fotografia qualcosa del genere e quindi accettate, ora dopo l'impossibilità di avere una nuova occasione con Fernando Guerra, avete accettato ben volentieri di chiamare Marco Cappelletti. Cosa sta succedendo a questo rapporto che una volta era molto ideale tra fotografo e architetto e che oggi sembra volersi ammalere di una molteplicità di sguardi? È una domanda più teorica, sì, ma se volete fare... Mi sembra interessante questa tua lettura della nostra interpretazione sulla fotografia, perché la molteplicità degli sguardi io credo che sia forse il modo più onesto, tra virgolette, di raccontare l'architettura, perché l'architettura è fatta per molteplici sguardi. In qualche modo, come dicevi giustamente, esistono questi connubi inscindibili, no, tra l'architetto e il suo fotografo preferito, perché l'architetto è convinto che il suo fotografo preferito è quello che meglio interpreta la sua architettura, mentre invece l'architettura nasce, come tu mi insegni, per avere sguardi molteplici, per essere dedicata ad un pubblico il più vasto possibile. Quindi forse ricercare questo sguardo molteplice è essere più onesti nei confronti del progetto, piuttosto che non cercare di raccontarlo sempre nel modo ideale, no? Infatti con Marco ogni tanto gli dice: sì, qui mi piace questa foto perché c'è, che ne so, ora lo vedremo, c'è il poliziotto che sta aiutando le turiste a orientarsi nel dedalo delle strade romane, oppure qui mi piace perché c'è uno che ha già iniziato a imbrattare un muro con scritto l'amore vince su tutto. Non so. Viva i romantici. Viva i romantici. Ecco, quando poi la foto comincia a sporcarsi anche dei brani di vita reale che in qualche modo sono lì, perché sono lì e non rendono la foto così idealmente perfetta, forse è più interessante, no? Però volevo dire anche una piccola cosa, che in realtà poi ci sono delle affinità elettive, in qualche modo di sensibilità, e che... come dire, affiorano in questi incontri, e noi sicuramente nell'incontrare Marco per un modo così casuale, non elettivo, cioè non è stato noi vogliamo Marco Cappelletti, l'abbiamo incontrato in modo fortuito, però poi abbiamo incontrato delle grandi affinità di sensibilità, lo vedrete poi nelle foto Città del Sole, che ha interpretato poi col suo sguardo delle cose per noi molto importanti. Cominciamo a guardare qualcosa. Sì. C'è una piccola immagine polemica. Ah, già. Se la racconta Marco. No, cosa c'entra questa immagine? Rispetto al tema della traduzione, mi sono un po' spiegato forse male io, nel senso che non intendevo una traduzione del progetto che ho davanti agli occhi, ma una traduzione del racconto che viene fatto del progetto visitandolo insieme agli architetti, e quindi poi siamo davanti a una transmedialità, perché c'è il disegno, ci sono le parole, c'è la fotografia, c'è l'architettura stessa, quindi ci sono una quantità di lost in translation totali che poi credo siano quelli che diano quella componente di nuova produzione, insomma, da un lato e dall'altro. E appunto questo però viene dopo, quando il progetto è realizzato, e il ruolo dell'immagine o della fotografia in qualche modo adesso, nella fattispecie vedendo questo progetto che più o meno tutti conosciamo,
la prima cosa che ho detto, questo qua è nata prima l'immagine del progetto stesso, è un progetto nato per essere immagine e quindi proprio a livello di linguaggio, a livello di medium, mi domando che ruolo stia avendo l'immagine e la fotografia nel campo dell'architettura. Volendo si può includere in maniera abbastanza netta anche il mondo dei rendering, che è sicuramente utile e necessario, però appunto mi domando che ruolo sta avendo, perché a me sembra appunto un progetto basato non su un'idea progettuale architettonica, ma c'è un ribaltamento nel ruolo che normalmente e credo giustamente si dovrebbe avere tra immagine e architettura. Un cortocircuito, da come l'hai raccontato, che poi non produce quei risultati ottimali. No, diciamo che il tema è che è molto interessante oggi, ancora oggi più forse che mai, se la fotografia è come noi interpretiamo la fotografia, come uno sguardo su un progetto, quindi un'opera di interpretazione, quindi un progetto su un progetto di architettura che ha una sua autonomia, ovviamente il progetto della fotografia ha una sua autonomia, o se il progetto di architettura nasce già per essere fotografato e quindi nasce come creazione non di uno spazio architettonico ma come di un'immagine. E quindi questo è il tema che, diciamo, che Marco, che sul quale stamattina abbiamo avuto modo di dibattere, che è grosso, è un tema molto grosso, che riguarda l'idea stessa di realtà e di idee di realtà che noi siamo abituati ad assegnare al progetto architettonico, all'immagine dell'architettura e poi dell'architettura costruita. Sono idee di realtà che sono molto sotto pressione in questo momento. Non voglio arrivare a citare il caso dell'ipotesi della simulazione globale, ma di fatto la realtà di cui possiamo parlare oggi è molto diversa dalla realtà che dipende dalla qualità di un rendering. Quei rendering una ventina di anni fa hanno cominciato a abituare gli architetti, direi, a confidare nella possibilità di ottenere immediatamente la visualizzazione della propria idea. E qui è proprio la fotografia a scardinare il gioco, perché se è vero che c'è questa possibilità data dai rendering e dalle simulazioni, non è soltanto quello sguardo altro che può offrire un fotografo disimpegnato e svincolato dagli obiettivi dell'architetto, non è solo quella possibilità, ma è anche il fatto che in qualche modo la fotografia propone quegli interrogativi che voi osservavate con molto interesse all'inizio e mette costantemente alla prova lo spettatore su un'ipotesi di concretezza. Quindi si rinnova, mi sentirei di dire, in questa chiave l'idea del rapporto tra fotografia e architettura, proprio perché l'architettura può rischiare di perdere un rapporto con una certa realtà. Beh, qui il tema ci vorrebbe un filosofo naturalmente ad aiutarci a sbrigliarlo, perché l'ho messo un po' troppo pesante e non ho la forza e l'abilità per portarlo avanti. Però c'è un altro aspetto, quella moltiplicazione di sguardi che dicevamo prima, non so se questo può accompagnare la visualizzazione del vostro percorso nel rapporto con le immagini, corrisponde anche a un fenomeno. Poco fa, all'inizio della conversazione, dicevo che questo rapporto architetti-fotografi non può essere sganciato da uno sguardo più generale. E lo sguardo più generale passa anche attraverso la quantità di immagini che si producono oggi nel mondo, di architettura e non di architettura, e la loro fruizione e il loro consumo. I social media hanno indotto gli architetti ad avvalersi di una molteplicità di sguardi più vividi. Il tema della post-occupancy, io me ne occupo davanti ai video di architettura, che sono mia materia di affezione. Molti video, a partire direi dal 2007, quando viene presentato Colas House Life, il film di La Becca e Louis Lemoine sulla casa di Bordeaux di Rem Koolhaas, e che ha per protagonista la domestica, non la fisicità e la forma dello spazio, da quel momento si afferma un percorso che vuole e che preferisce, che privilegia la documentazione dello spazio abitato, perché è più interessante dal punto di vista mediatico e perché corrisponde di più alla sensibilità pubblica che si manifesta nei social media. Il sito di OMA, nel quale tu sei sicuramente presente in quanto hai prodotto tutto il lavoro veneziano,
Si avvale della documentazione non soltanto ufficiale, i vari autori, i vari articoli pubblicati, comunicati stampa, le fotografie più o meno ufficiali, ma anche degli sguardi degli utenti che nei social media si traducono in fotografie che il sito raccoglie tramite un algoritmo abbastanza ben congegnato. Che significa che il gusto del fruitore dell'architettura sta cambiando e il gusto dell'architetto pure sta cambiando di conseguenza. Questo ha a che fare con la quantità di sguardi che si sta moltiplicando intorno al racconto di un'architettura. Prego, trovate riscontro in questa... Infatti mi sembra interessante, di nuovo continuando il ragionamento sui tanti sguardi, il fatto che poi l'architettura siamo abituati a raccontarla appena terminata o addirittura non ancora terminata e quindi senza le persone. Infatti uno dei rammarichi, non so come si dice, scusate, maggiori delle nostre fotografie forse è quello di sempre di avere poche persone, perché poi le foto si fanno di corsa appena finisce un progetto e poi invece la post occupancy direi che è un tema molto importante, anche perché uno dei temi ricorrenti nel nostro lavoro è proprio quello sullo spazio pubblico e sulla enfatizzazione della dimensione pubblica dell'intervento, anche quando si tratta di interventi assolutamente di natura privata. E in questo tentativo di aprire l'architettura alla massima fruizione del pubblico, chiaramente poi quando non si vedono le persone la cosa non fa scopa, come si dice a Roma, e infatti molte persone spesso ci chiedono: ma perché fotografate gli edifici vuoti? Ora ci siamo ripromessi di fare un secondo tour di fotografie agli edifici realizzati con le persone per capire poi se effettivamente così funzionano, perché poi sono la cartina di tornasole le persone, no? Introduciamo rapidamente, per chi non lo conosce, il progetto su cui ci siamo incontrati con Marco, che è il progetto di Città del Sole. Immagino che siete tutti romani, quindi probabilmente lo conoscete tutti. Comunque un intervento vicino alla stazione Tiburtina, che vedete lì a destra, è un intervento frutto di un concorso bandito dal Comune di Roma, e quando voleva... Adesso lo vuole fare di nuovo, però le cose tornano e ritornano, è Vichiano. Volevano dismettere le rimesse dell'ATAC, fecero vari concorsi, questo fu il primo, lo vincemmo e iniziò un lungo percorso per la realizzazione. Come vedete, la cosa, senza descrivere troppo il progetto, che non è importante in questa sede, l'unica cosa importante è dove è. È al bordo della città storica, quello che vedete l'intervento subito dietro il nostro progetto è il Tiburtino II, che è un piccolo quartiere popolare progettato da Innocenzo Sabatini e Piero Guidi all'inizio del 1900, come vedrete dalle foto è molto presente sia nel progetto che anche nella sua rappresentazione. Questo sono un piccolo plastico che racconta il rapporto che noi abbiamo intessuto col contesto, che come dicevamo prima per noi è sempre una cosa molto importante, ma che emergerà, non lo voglio neanche descrivere, emergerà dalle fotografie. Questa è la sezione longitudinale che racconta un po', diciamo in sintesi, l'idea del progetto, che è quello di un pezzo di città, di un tessuto urbano, di un grande, diciamo, come dire, spazio pubblico che si inserisce incorpora completamente la rimessa dell'ATAC, di cui abbiamo conservato una piccola porzione, che è questa. All'inizio, come dicevamo, abbiamo messo poche foto di Fernando Guerra, le prime foto che abbiamo fatto con lui le abbiamo messe solo non per fare un confronto, ma per rinforzare quest'idea che lo sguardo di un fotografo tira fuori delle cose da un progetto sempre differente. Fernando Guerra ha fatto delle fotografie molto belle che hanno tirato fuori da questo progetto alcuni caratteri. Sono delle foto mediterranee, dal forte, molto colorate, ma molto, come vedete, espressive, che hanno fatto emergere di questo progetto anche un carattere romano, molto romano. Viceversa, come vedremo poi fra poco, le foto di Marco,
forse perché viene da Milano, anzi da Como, esatto. E, diciamo che Marco è stato chiamato in urgenza perché il progetto doveva essere pubblicato rapidamente, e appunto poco prima di Natale l'abbiamo catapultato a Roma, una telefonata, lui è stato molto disponibile, è venuto nel giro. Stavo facendo shopping. Stavo facendo shopping. Stavo facendo shopping, esatto. Ho detto magari a Roma, chissà. E questo proprio per raccontare la storia. Noi abbiamo parlato con Marco, penso 10 minuti, un quarto d'ora, poi abbiamo detto poi lavora tu, perché per quello che ci siamo detti prima, perché poi lo sguardo del fotografo è fondamentale, cioè, però ci piacerebbe che tu riuscissi a in qualche modo porre l'attenzione su alcuni temi che ci stanno a cuore, non perché didascalicamente li devi raccontare, ma perché sono i temi che più ci appassionano da tanto tempo a questa parte, che in qualche modo vorremmo far uscire fuori. Ecco, mentre Fernando aveva fatto uscire fuori l'aspetto plastico dell'architettura, i volumi, con la luce mediterranea, quindi quella che Le Corbusier avrebbe amato, diciamo, no? Che accarezza i volumi puri sotto la luce, noi invece gli abbiamo raccontato tutt'altra storia. I punti sono questi qui, cioè cerca di far capire che questo progetto ha una forte relazione con il contesto, perché per noi il contesto è essenziale in questo progetto qui, non in un rapporto di mimesi per materiali e per forma, ma per rapporti spaziali. Poi l'importanza dello spazio pubblico, cioè noi abbiamo progettato spazi pubblici più che degli edifici, delle piazze che sono alla quota terra, delle piazze che si trovano al secondo livello, dei percorsi che si intrecciano per fruire di questi spazi pubblici. E infine il progetto come sfondo, cioè non volevamo progettare degli edifici che diventano degli oggetti straordinari che si mostrano in tutta la loro bellezza come appunto episodi plastici, ma come un progetto che in qualche modo viene riassorbito dalla città, cioè fa parte dello sfondo della città a un certo punto. E Marco ha iniziato a lavorare. Io sono stato molto felice di ricevere questa consegna, perché appunto amo considerare l'architettura come parte. Cosa è successo a chi si stava aspettando quei regali che tu compravi a Milano? No, ma era una battuta, non sto facendo shopping. Fine, chiusa. Però sì, ho dovuto farli 24 mattine, in effetti, poi è stato faticoso. Invece il lavoro, rimanendo sulla questione del tempo, in che mese è stato fatto e in quali orari? Molti fotografi divergono sugli orari preferiti. Qual è l'orario e il momento in cui tu preferisci fotografare? Io di solito quando fotografo fuori casa, quindi ho un tempo molto limitato per poter approcciare e fotografare un edificio, tenendo conto che c'è una fase di conoscenza, io di solito faccio tipo gli squali, inizio a girare intorno piano piano, poi pian piano mi avvicino come se fosse una spirale concentrica. In questo caso siamo stati fortunati, perché abbiamo avuto una era inverno, quindi le giornate erano molto corte, ci si poteva appunto svegliare la mattina anche a un orario decente, andare via presto la sera, e in più abbiamo avuto la fortuna di avere una giornata di sole e una giornata nuvolosa, quindi tecnicamente abbiamo più o meno avuto tutte le condizioni possibili per fotografare, perché poi un edificio, soprattutto un edificio come questo dove i volumi insomma sono importanti e hanno delle geometrie anche abbastanza complesse, la condizione climatica determina delle immagini completamente diverse e di conseguenza una lettura dell'edificio completamente diversa. Detto ciò, quando appunto viaggio a tempo limitato tendenzialmente ho delle giornate abbastanza lunghe, per cui mi sveglio a seconda dell'ora dell'alba, cerco di essere almeno un'ora prima dell'alba sul posto e me ne vado a notte inoltrata, insomma. Cioè, mi è capitato di fare giornate da 19 ore. E tutte le ore buone della giornata sono valide per il tuo racconto. Non, c'è chi diciamo lavora solo al tramonto, per esempio. Ecco. Come? C'è chi lavora solo al tramonto. Io cerco di adattarmi molto a quello che è l'edificio. Ci sono edifici che funzionano molto molto bene all'alba, edifici che funzionano soprattutto. Tendenzialmente l'alba funziona bene perché si ha un cielo azzurro e si possono provare a mantenere le luci accese internamente, quindi
sia quella condizione un po' spaesante di notte con cielo chiaro, però altri che lavorano molto meglio, altri che funzionano bene di notte, altri che funzionano bene in tutte le condizioni di luce, semplicemente vanno registrate magari in maniera sistematica, posizionandosi sempre nello stesso, con lo stesso punto di vista, per poi procedere a una fase di affiancamento o di selezione in un secondo momento. Comunque lavorando in digitale è tutto concesso, c'è una parte del lavoro molto grande che prima non esisteva e che ora non si vede ma viene dopo. Non è, mentre prima magari per fotografare un edificio ci poteva volere una settimana, ora magari possono bastare 2 o 3 giorni, ma di sicuro tutta quella parte che non si è fatta in fase di scatto arriva piomba dopo sul collo in maniera irrevocabile. Il che dà anche l'opportunità di ripensare dopo all'immagine, confrontandosi, guardandola. Sono abbastanza affezionato a una visione che un professore che ebbi la fortuna di avere nei miei studi di architettura a Firenze, si chiamava Giovanni Klaus König, che è stato uno dei primi osservatori dell'architettura dal punto di vista semiotico, tra l'altro a partire dagli anni 50. E lui a un certo punto osservò l'oggetto dello schizzo di architettura e secondo lui, dal punto di vista comunicativo, lo schizzo aveva una funzione interlocutoria tra il progettista e se stesso. Significa che uno butta giù una cosa, poi dà il tempo allo schizzo di reagire, come forse certo può succedere alla fotografia in attesa della post-produzione per il fotografo. E durante quel tempo uno si interroga sui significati che può dedurre dal disegno, magari inintenzionali. Uno ci ripensa sopra e ne deduce. Quindi è una funzione progettuale. Lo schizzo non è soltanto il fissare un'idea, ma anche produrre qualcosa con cui lavorare nel tempo. Beatrice Colomina, la grande studiosa storica dell'architettura e studiosa di fatti di comunicazione, nel suo più celebre libro Public and Publicity, osserva il lavoro dell'architetto e del fotografo e, generalizzando, riassume dicendo che i mezzi di comunicazione sono per gli architetti più che un modo per comunicare il loro lavoro a terzi o a soggetti, a pubblici diversi e vari o ai clienti, un modo per interrogare se stessi. In questo senso mi sembra di vedere la conferma di quanto Francesco e Maria Claudia dicevano poco fa, vale a dire la scelta di adottare sguardi esterni al proprio e poi probabilmente anche loro di dedicare un tempo all'osservazione. Voi l'avete avuto il tempo prima di concedere le foto di Marco Cappelletti alle riviste, l'avete avuto un tempo per riflettere su quello che lui aveva visto? Beh sì, abbiamo avuto anche il tempo di riflettere con lui, perché lui faceva le foto di giorno, poi la sera ci si vedeva a casa o in studio, più spesso a casa con un buon bicchiere di vino, si vedevano tutti gli scatti che aveva fatto fino a notte fonda, che dici questo, che dice questo bello, ci piace, questo no, e quindi poi il giorno dopo insieme. Di solito è molto più impersonale il rapporto, soprattutto su progetti di questa scala, insomma, È stato molto bello, insomma, ha sicuramente giovato poi alla riuscita delle foto, perché appunto è avvenuta quella fase di dialogo in seguito di traduzione. Sì, lui arrivava la sera da tutto il giorno solida, da solo, poi ho finito, arrivo, poi ci mettiamo sul divano. La post-produzione era già avvenuta o questi incontri hanno anche prodotto degli effetti sulla post-produzione? Probabilmente sì. Ora è passato un anno e mezzo, però sì, la post-produzione tendenzialmente ho dei miei standard, diciamo, che non saprei definire assolutamente, però per cui gestisco in maniera autonoma, insomma, al netto di eventuali cose che non si devono vedere nel progetto, che gli architetti hanno sempre qualcosa da nascondere nei loro progetti. No, abbiamo lasciato anche i cassonetti questa volta. Questa volta alla luce di questo rapporto che era abbastanza evidente fin da subito, ci si è concessi di guardare le foto assolutamente non editate, assolutamente non ritoccate, semplicemente scaricate sul computer e visionate assieme con spirito critico da parte di entrambi, insomma. E sicuramente è una cosa che io amo fare, ma che non è sempre possibile fare, perché ci si trova davanti a un prodotto non finito, è come
è come se si pretendesse, non lo so, non sono architetto, di andare da un cliente con uno schizzo e aspettarsi che capisca poi quale sarà il risultato finale, insomma, forse il rendering funziona meglio. Cosa stiamo vedendo, Maria Claudia e Francesco? Ci volete descrivere qualcosa del lavoro? Se vai avanti, vado. Andiamo sul capitolo, questo qui sulla struttura degli spazi pubblici, c'è tutto un racconto che Marco ha fatto, ecco, se vai avanti. Uno dei temi fondamentali del progetto era l'idea del fatto che lo spazio pubblico occupato dall'edificio al piano terra, dall'impronta dell'edificio al piano terra, venisse restituito come spazio pubblico sulle terrazze al secondo livello. E quindi questo rapporto tra spazi pubblici in piano terra, spazi pubblici in quota, era molto importante nel nostro progetto, e Marco questo l'ha raccontato benissimo. No? Ecco, questa è una delle foto che amiamo proprio di più, delle foto fatte da Marco, perché il centro della foto è l'intervento di Sabatini e Guidi del Tiburtino II. L'edificio quasi non si vede, l'edificio costruisce una quinta per il resto della città. Io credo che questa foto è straordinaria, non era così scontato, e non gli abbiamo detto: Marco, fai questa inquadratura. Questa è un'inquadratura che ha fatto lui, perché l'ha letta così. E io credo che questa insieme a un'altra, poi dopo la vedremo, sono tra le foto che più amiamo di Marco, perché l'architettura appunto è in qualche modo in secondo piano, e vince la città, vince lo spazio pubblico. Purtroppo qui le persone non ci sono, perché ripeto, qui ancora non avevamo inaugurato la piazza, quindi avevamo smontato le transenne che in quel momento chiudevano la piazza, e poi le avevamo dovute rimontare velocemente, perché in realtà quella piazza non era agibile dal punto di vista proprio normativo, e quindi in qualche modo dovevamo evitare anche che le persone la utilizzassero, perché sennò poi se qualcuno si fosse fatto male ci sarebbero stati problemi. Sono collaudate adesso? Ora sono collaudate parte delle piazze, le piazze superiori purtroppo non sono collaudate. Questo progetto purtroppo ha una storia sfortunata, perché ha avuto dei passaggi di proprietà. In questo momento la nuova proprietà ancora non ha capito bene, è un grande fondo di investimento, quindi non è un'entità astratta, diciamo. Il collaudo lo deve fare il Comune di Roma, però il Comune di Roma non lo fa se non ci sono determinate condizioni. Il fondo di investimento è un'entità astratta, perché purtroppo non è una persona con cui, signor fondo, buonasera, perché non lo apre questo progetto, non ci si può parlare, quindi insomma una storia complicata, però speriamo che presto faccia parte della città, così come la biblioteca, cioè la testata di tutto l'intervento è quel deposito dell'ATAC, che è ancora un rudere, che per carità nelle foto viene benissimo, perché ecco questo qui, no, ecco, nelle foto è anche bella questa specie. Qua si vede il taglio del retro. Di pezzo. E là, c'è la biblioteca. E poi fai vedere quest'altra foto che ci piace tantissimo, se vai avanti Marco. Quella fatta da dentro, Tiburtino II, ancora avanti. Questa? No, ancora. Ah, ok, ho capito. È questa qui. Ecco, questa è un'altra foto per noi emblematica, un po' perché ci sono le strutture per appendere i panni stesi, che siccome era una giornata fredda d'inverno probabilmente non era occupata dai panni, un po' perché c'è il condizionatore abusivo lì, e il progetto sta là, ma fa parte di un racconto più ampio, che è appunto della città. Se mi dà un attimo il telecomando, volevo anche dire un'altra cosa delle foto di Marco, che quando le abbiamo viste ci ha conquistato. Ecco, vedete anche questa foto, ma ce ne sono tante. Questa è una selezione che ha fatto Marco stamattina delle sue foto, poi mettiamo in loop tutte le tue foto. In ogni foto, anche in questa, si vede la città dietro. Questo è un progetto, ovviamente lo consentiva proprio perché noi abbiamo lavorato cercando proprio un rapporto molto forte, quasi un corpo a corpo col Tiburtino II, e Marco questa cosa non gliel'avevamo neanche detta, di cercare la città dietro l'edificio, ma in ogni foto che lui ha fatto la città si vede sempre nello sfondo, e questa cosa è una cosa che quando l'abbiamo visto ci ha fatto vedere delle cose che noi non avevamo progettato, ma poi non avevamo visto. Bene. E questo però
positivo. Lo permette anche il fatto, ogni volta che raccontiamo questo progetto, sempre un altro aneddoto, tutti ci dicono sì, ma il rapporto con il contesto, ma questo edificio così tutto di metallico che non c'entra niente col contesto, ma che cosa state dicendo? Spesso c'è stata fatta questa osservazione. E la risposta è, ma proprio la neutralità di questo edificio permette di far diventare il contesto protagonista. Se l'edificio avesse tentato una mimesi con il contesto, sarebbe diventato molto più protagonista l'edificio. Invece in questo modo questa neutralità dell'involucro, trattato con questo grigio così un po' quasi indefinito, no? Quasi dove il dettaglio non appare come un elemento evidente, lascia protagonista i colori e la forza di quello che c'è intorno in qualche modo. Vado avanti. Mi risparmio i commenti di quelli che abitano nel Tiburtino II. No, quel Tiburtino II, durante tutto il cantiere avevamo i bandoni con scritto fuori cementificatori, abbasso costruttori, ovviamente. Ti ricordi? C'è stato open house, due rappresentanti di quartiere che ci volevano ammazzare. E noi voglio con fatica spiegare, adesso che è finito, hanno le piazze, avranno i negozi, tutto si è ovviamente rappacificato, sì. Ma c'è sempre una difesa del proprio, no? Poi davanti avevano un'area vuota, solo che avevano la vista del Verano, e hanno protestato quelli a cui noi teoricamente abbiamo tolto la vista, però gli abbiamo dato delle piazze, quindi adesso hanno capito che forse hanno perso qualcosa, ma hanno guadagnato un pezzo di città, quindi... Chiaro. L'esperienza diretta è l'unica che può convincere le persone sulla validità o meno di un intervento, però tornando al ruolo dell'immagine, anche nei confronti della pubblica opinione, proprio quello che tu stai citando adesso, e, normalmente le persone che abitano un quartiere che viene reso oggetto di un nuovo intervento hanno la possibilità di cogliere qualche informazione dalle immagini che si dispongono nei cartelli informativi che perimetrano il cantiere, oppure cronache che raccontano rubando immagini progetti sbagliati, confondendo le idee a tutti. Questo mi parrebbe di poterlo descrivere come prassi, con casi anche eccezionali. Mi ricordo il racconto della cronaca giornalistica della Nuova Filarmonia di Amburgo, che Herzog de Meuron hanno documentato in una vecchia biennale di Venezia, quasi a testimoniare l'importanza di quella lunga gestazione che spesso precede la realizzazione e l'inaugurazione di un'opera. Ma la fotografia, vedo Margherita Guccione davanti a me, sono contento di ricordare l'esperienza di Cantieri d'Autore, che coinvolse prima dell'inaugurazione del Mazzi 11, mi pare, fotografi. Ah, addirittura, forse allora nel libro ce n'erano un po' meno. Ma ecco, una moltiplicazione di sguardi, proprio per tornare anche a quella osservazione fatta all'inizio, e una funzione di comunicazione pubblica. Si trattava di preparare il pubblico alla realizzazione della nuova opera, alla sua inaugurazione. Non so se nelle vostre esperienze esiste qualcosa del genere, o se immaginate che la fotografia, una volta scardinato il gioco per cui la fotografia di architettura si realizza solo il giorno prima dell'inaugurazione, e ribaltando il tema della post-occupancy, vale a dire, si può giocare la fotografia in una fase di indagine preliminare? È capitato, avete pensato, forse Borderline Metropolis ha in qualche modo l'esperienza che voi avete avuto nella Biennale di Venezia, volete raccontare? Abbiamo visto un'immagine prima di Borderline, se non mi ricordo male. No, mi sembrava. Ok. Non so se avete delle considerazioni in merito, se volendo speculare sul ruolo della fotografia si possa anche immaginare un suo ruolo per preparare le persone, gli utenti a una nuova opera. Durante la fase di costruzione o in previsione? Analogia con quello che ha fatto il Maxi, effettivamente. Ma sì, secondo me sì, è capitato anche di farlo in più occasioni. La fotografia di cantiere nel mondo dell'architettura è una fotografia che spesso viene utilizzata a fini promozionali, diciamo, o comunque a fini di preparazione, come dicevi tu, per le persone che vivono un luogo all'avvento di questo nuovo essere che comparirà all'interno della città o del quartiere in cui si vive.
e sicuramente la fotografia penso che sia il mezzo più corretto, perché anche a livello proprio semiologico ha la capacità di essere un indice, ha la capacità di distaccarsi dal resto del mondo delle immagini grazie a questo effetto realtà che è dato da un'indicalità che non la rende o va oltre l'icona, va oltre la traccia e permette appunto un avvicinamento concreto attraverso la visione a qualcosa che in realtà ancora non si può vedere. E quindi sicuramente credo sia una strategia che funziona e che sfrutti il mezzo corretto, insomma, il medium corretto. Mi pare di vedere un'ulteriore occasione di avvicinamento tra l'arte della fotografia e l'arte del cinema, in questo senso, perché se mettiamo insieme questa considerazione, il fatto che oggi diversi fotografi si muovono in diversi momenti dopo la realizzazione di un'opera o talvolta anche durante il cantiere, gli sguardi degli utenti, quelli che vengono condivisi sui social media e molto pubblicati, coprono un arco temporale decisamente lungo che tende a corrispondere con la vita di un'opera. Vale a dire, un'opera una volta veniva fotografata in un momento nel tempo. Le foto storiche, anche dei grandi fotografi che sono passati in rassegna sugli schermi poco fa, all'inizio della presentazione, erano dei momenti. Non c'era né un prima né un dopo. Oggi si apprezza la possibilità di raccontare un'opera e di poterla percepire e fruire anche attraverso le sue immagini in momenti diversi della sua vita. Se ne apprezza la vitalità o comunque la qualità della vita che viene offerta. Questo il cinema lo ha fatto e lo continua a fare. Voi avete avuto esperienze di piccole produzioni di video, vi sto portando su un terreno molto difficile perché sono esperienze embrionali, lo so, però che cosa vedete nel cinema, se vi posso fare questa domanda, davanti a questa prospettiva? Nel cinema? Sì. Allora, noi abbiamo avuto due piccole esperienze di video, no, sicuramente non ci abbiamo mai pensato profondamente, però lo sguardo, diciamo, il cinema introduce un carattere dinamico all'interno della rappresentazione, no? Dell'architettura. E devo dire che mi ha fatto molta impressione che Gomorra 3, un giorno accendo la televisione, ma normalmente inizia Gomorra 3 e c'è Città del Sole. No. E c'erano due che camminavano per le scale, salivano sulle piazze, entravano negli uffici, peraltro ancora in cantiere, cioè dentro non sono finiti, e dicono: questo è un intervento di qualità, venderlo, due della Camorra, venderlo ci facciamo un sacco di soldi. E cioè, ho pensato meno male. No, e allora lì però, devo dire, ho chiamato subito Francesco, cioè, di vedere Gomorra, cioè Città del Sole, e lì vedi, è stato un effetto stranissimo, perché vedi un progetto che tu hai fatto dentro un contenitore altro, vissuto da attori, quindi con un obiettivo completamente diverso, e faceva sfondo di attività, in quel caso un po' camorristiche, però non importa, funzionava bene, funzionava benissimo. È più cartina al tornasole di quello, direi che non poteva esistere. No, a meno che fondo non abbia avuto dei rapporti con Film Commission. È stata una cosa molto interessante, perché ti rendi conto di come poi uno sguardo ancora diverso, terzo, proprio imprevisto, che introduce all'interno del progetto una vita e poi uno sguardo dinamico all'interno dello spazio, peraltro l'ha fatto molto bene, chi l'ha girato anche con uno sguardo sensibile, ti fa vedere delle cose ancora diverse del progetto, quindi è sicuramente una sfida interessante, una cosa interessante che noi non abbiamo mai investigato ancora. Tra l'altro, sempre per rispondere a Marco, ci avevamo provato in realtà a fare qualcosa di un vero film dentro un nostro edificio, un edificio che avevamo progettato noi. Purtroppo il progetto, che è poi il must, il progetto era diventato un progetto veramente troppo ambizioso e anche troppo costoso, e quindi poi non si è più realizzato. Magari un giorno riusciremo a farlo, con l'idea di non di fare un video celebrativo,
Io mi ricordo una Biennale di Venezia, ci fu un video girato da Wenders su un edificio di Kazuyo Sejima, terribile per me, veramente. Un po' perché, un po', sì, la Rolex, un po' perché era Sejima che era direttore della Biennale e si fece fare, diciamo, nella prima sala questo video così molto autocelebrativo. Però poi tutto il video era, come dire, era compiacente l'edificio. Invece quello che avevamo provato a fare noi, però lo posso raccontare brevemente, poi non ve lo potete immaginare, era girare una fiction dentro l'edificio. Cioè quello che diceva un po' prima Claudia. Cioè un edificio che non, senza competenza, come dire, c'era una scena d'amore, era una cosa un po' più soft, però l'idea era quella di rendere l'edificio di nuovo un luogo dove raccontare un'altra storia, cioè le persone si incontrano, si baciano, poi dopo vanno lì, fanno una passeggiata, fanno il picnic nel giardino, cioè era tutto un racconto che non c'entrava niente con l'edificio, però l'edificio era lì, era parte della città, e le persone c'entravano, uscivano. In questo senso il video, secondo me, è uno strumento straordinario. Forse può esserlo anche più della fotografia, perché in qualche modo ha questa componente, cioè può enfatizzare questa componente narrativa che diciamo all'inizio, no? Cioè la fotografia, almeno secondo me, secondo noi, deve avere questa componente narrativa che è il suo valore aggiunto in qualche modo. E il video lo può fare narrando in maniera ancora più esplicita una storia, no? E mettere a contrasto una storia con l'edificio, quindi non celebrare l'edificio ma celebrare un'altra cosa, rende tutto più vero, tutto più interessante, un po' come la signora che Nicolas che pulisce, diciamo, la casa, mandando gli accidenti all'architetto perché aveva dentro. Esatto. Che poi è quello che abbiamo provato a fare quando facevamo il video di Borderline Metropolis, che tra l'altro è sulla tua piattaforma. Abbiamo raccontato il ruolo dei vuoti di Roma, che è il plastico che è qui in mostra adesso, non raccontando la forma della città, ma raccontando una storia, ti ricordi, di due giapponesi, all'interno di uno dei vuoti di Roma, quindi di nuovo raccontando una storia altra, valorizzando però l'obiettivo, diciamo, e il tema che era lì, è stato l'oggetto della nostra indagine che presentiamo poi alla Biennale di 10 anni fa, e quindi anche lì provammo a fare attraverso il video un racconto parallelo in realtà all'architettura. Marco, considerazioni su questo? Citato Ila Beca, che conosco abbastanza bene, insomma, e sicuramente la fotografia è un mezzo che ha delle parti mancanti, è monco, cioè il video proprio... Leggere un film, quindi non leggere un film. Già tanto riesco a schiacciare il bottone, guarda. No, sicuramente la fotografia è un mezzo che... Ha delle specificità che a volte si fermano, manca il suono, manca il movimento, manca il montaggio, mancano un sacco di cose che il video si può permettere, e secondo me entrambe le cose sono perfette per descrivere, ma ognuna appunto ha un suo specifico. Il lavoro per esempio di Ila Beca è stato rivoluzionario, secondo me, ha introdotto la persona non in una maniera che la fotografia, secondo me, non è mai stata in grado di fare. A me, le fotografie con le persone utilizzate in un certo modo, specie quando diventano protagoniste, ha sempre suscitato un po' di perplessità, perché manca l'interazione con quella persona. Esiste un'interazione visiva tra un soggetto, che può essere l'edificio, e il soggetto invece della persona, però è sempre la stessa identica scena che si ripete, della persona che passa, della persona che guarda verso l'alto, della persona in primo piano che incrocia e un'altra in secondo, però alla fine ci si continua a ripetere. Serve per dare la scala, serve per far vedere, per dare un po' di movimento all'immagine, serve. Mi sembra sempre poco, mi sembra sempre che sia un tentativo che a volte è necessario, perché altrimenti se non si ha il soggetto dietro a una parete di vetro non si capisce che là c'è il vetro. Quindi a fini descrittivi, a fini molto tecnici, secondo me è giusto, che può funzionare, una soluzione sicuramente interessante. Detto ciò, introducendo una narrazione vera e studiata e montabile, introducendo un parlato, una musica, introducendo
appunto il montaggio e l'audio, allora lì sì che si introduce qualcosa di veramente nuovo e di veramente di nuovo aggiuntivo rispetto all'architettura. Quell'architettura di Colas tutti l'abbiamo vista sui libri, abbiamo visto le piante, abbiamo capito che è geniale, abbiamo capito tutto quanto, ma Colas House Life ha rivelato una quantità di informazioni infinita che fino a quel momento erano totalmente nascoste, rendendola anche divertente e scardinando tra l'altro anche tutta una serie di regole, per citarne una, le linee prospettiche dritte. Non c'è una linea dritta manco a pagarla, obiettivi di, cioè, tecnicamente ha una qualità bassissima, ma non credo che nessuno si lamenti della cosa, mentre se una fotografia fosse di qualità bassa darebbe sui nervi a più persone, insomma. Quindi ci sono, ogni mezzo va preso per quello che è in grado di fare e sfruttato per quello che è in grado di fare. Ci sono dei disegni, per esempio, di architettura che descrivono il progetto in una maniera che una fotografia mai e poi mai sarà in grado di fare. E quindi tante volte mi viene da dire, questa cosa non mi chiedono di fotografare una cosa, e dico questa cosa va rappresentata con un disegno, non con una fotografia. E di questo sono molto convinto per qualsiasi arte. Spesso vedo qualsiasi forma d'arte, dal cinema, che non sfrutta la specificità ed è debole e insensata, secondo me. Interessante, io continuerei, direi, ore a parlare con te di questo argomento, ma non so quanto il pubblico... No, mi piacerebbe, ma non so se è il momento per lasciare la parola anche al pubblico. Forse... Vogliamo mettere in loop le foto di Marco, così si vedono... E gli pongo una domanda conclusiva, almeno da parte mia, provvisoriamente conclusiva, se poi Lucia ritiene che sia il caso di proseguire, io sono prontissimo. Ecco, secondo me l'affermazione che avete fatto inizialmente, raccontando come per tutti e tre, a diverso titolo, la fotografia di architettura è un modo per osservare le interpretazioni altrui, quindi non necessariamente la fotografia fatta per un proprio progetto ma anche per uno altrui. Secondo me quella vostra disponibilità d'animo di tutti e tre nei confronti di questo atteggiamento era molto interessante e corretta, ma forse non esprimeva la prospettiva opposta, quella di un fotografo che visita un'opera di architettura, quindi uno spazio costruito, e cambia il proprio atteggiamento nei confronti del mezzo fotografico che userà. Credo che questa domanda sia molto sia accettabile per un professionista della tua età. A 30 anni le esperienze, per quante tu possa averne fatte, sono limitate. Certo. Quindi sei ancora in una condizione di disponibilità d'animo al cambiamento. La Città del Sole ti ha prodotto un cambiamento nel modo di osservare e poi raccontare con le fotografie uno spazio costruito, oppure altri casi ti hanno permesso di fare questo? È successo quindi che l'architettura ti abbia prodotto una modificazione? Ma in questo caso sì, perché al tempo, era dicembre del 2016, sì, avevo fotografato il fondo con dei tedeschi che citavamo prima, però diciamo che era stato un lavoro di interni quello, c'era poca possibilità di fotografare gli esterni perché era tutto completamente in cantiere. Abbiamo fotografato 5 mesi prima dell'apertura. Quindi questo è stato veramente il primo scontro vero, infatti ero molto spaventato dalla cosa con un edificio, quanti migliaia di metri quadrati sono, non so. Però sì, si inizia. Eri preoccupato anche dalla quantità e dalla mole, non tanto dalla presenza della città storica adiacente? Ero preoccupato perché Roma, tuttora purtroppo, me ne dispiace, mi scuso, la conosco pochissimo, quindi sì, a contatto con un contesto che non conosco, con una luce che non conosco, perché poi in diverse parti basta salire e scendere di 500 km e cambia totalmente anche la luce. Con delle persone che non conosco, con un progetto di una scala che non conosco, insomma, è stato, per me è stato importante come salto, cioè è stata un'opportunità per cui ringrazio assolutamente i Labix che hanno deciso di chiamarmi, e
non saprei descrivere con esattezza in cosa mi è cresciuto. Banalmente userei la parola esperienza. Mi ha dato un'esperienza che mi ha dato la possibilità di vivere un'esperienza che poi ho rielaborato in maniera totalmente inconscia. Penso, non ho mai detto siccome ho fotografato quello, allora ho capito che naturalmente. A volte avviene, però sono sempre delle piccole cose su 100 che se ne fatte, uno 0,5 lo si impara, quindi. Bene. Ho tempo per imparare agli altri 250. Impariamo anni. Anche dalle domande delle persone presenti in sala. Sentiamo che domande possono porre o osservazioni fare. Prego. Abbiamo ancora una decina di minuti, vero? Qualcosa del genere. Sì, io volevo riflettere su, diciamo, la vostra maturazione, che comunque vedo moltissimo nel lavoro che Marco vi è riuscito ad esprimere rispetto alla percezione delle vostre architetture, cioè di voi stessi. Perché credo che accettare un certo tipo di fotografia, che lui lo fa in maniera molto spontanea anche per la sua, penso, giovane età, e perché non è un architetto. Però anche conoscendovi un po' e rispetto a quello che invece Guerra aveva portato, ribalta moltissimo proprio il rapporto che voi avete con la vostra immagine. Cioè il fatto che, per esempio, appunto i bidoni dell'immondizia non siate riusciti a non cancellarli. Volevo capire da voi se effettivamente avete vissuto questa vostra maggiore consapevolezza, cioè una maggiore maturità, che non credo sia mai facile, nel vedersi e nel vedere questa architettura com'è, cioè inserita in un contesto romano, con tutto quello che il contesto romano in una città del genere porta, senza cercare di andare a pulire in qualche modo, a perfezionare o a cercare quei dettagli su cui Guerra indugia molto, che però non permettono di inserire l'architettura nella città. Questa cosa Marco, secondo me, l'ha fatta. Io ho capito moltissimo dalle foto di Marco, più di quanto non l'abbia fatto dalle foto di Guerra, però credo che sia stata determinante una vostra, appunto, accettazione di un punto di vista che è molto diverso da quello che, ecco, fino allo shooting prima non mi sembrava aveste colto. Avete vissuto questo tipo di, insomma, vedersi allo specchio è sempre complicato per gli architetti. Ma allora, intanto va detto che Marco non ci ha detto io non leverò i cassonetti, no. Non l'ha levati e basta. Guarda, non è stata una cosa che noi abbiamo vissuto con autoanalisi, ci sono molto piaciute, ci siamo molto ritrovati, quindi lo sguardo di Marco c'è sembrato affine a noi, alla nostra sensibilità, a quello che noi cercavamo in questo progetto. Più, ecco, è brutto fare i confronti, quindi, però non parliamo di bravura, parliamo di sensibilità e di sguardi, quindi sono due cose che uno può confrontare più facilmente, più di quanto forse lo sguardo di Fernando. Quindi è una cosa che abbiamo vissuto, anche la scritta sul muro, anche l'autobus e anche il cassonetto, rispetto alla nostra rarefazione, ci è sembrato invece che facesse parlare la città per tutto quello che dicevamo prima, quindi è uno specchio che ci è piaciuto molto. Sì, ci ha fatto anche crescere forse, sì, se questa è la domanda. Altre domande? No, volevi rispondere anche tu? No, volevo solo dire che lavorando con vari architetti, cioè, è difficile trovare una libertà una libertà così grande, insomma, cioè una libertà che hanno loro in loro stessi, non la libertà che ho io di lasciare il cassonetto, quindi credo sia un valore loro. Perché questo. Siamo curiosi e crediamo nella fotografia come gesto artistico in qualche modo, quindi ci interessa il dialogo vero, quindi è una libertà condizionata dal fatto che non crediamo che il fotografo sia un interprete delle nostre volontà, ma cerchiamo lo sguardo altrui. Certo, se non ci piace è un problema, è accaduto, è assolutamente accaduto nel passato, ma se ci piace siamo felici. Sì, poi devo dire che
scusate, c'è già la domanda? Posso? Una domanda a voi, architetti. La fotografia è un modo per spiegare agli altri il significato del vostro progetto, oppure spiegare e raccontare a voi stessi il significato del vostro progetto di un modo di un fotografo, cioè di un occhio di un fotografo? Poi una domanda al fotografo. Abbiamo visto delle foto che mettendo in relazione il progetto con il contesto, ma non c'è nessuna foto dall'interno dell'edificio verso l'esterno. Quindi ci sono. Un paio sì, però questo, scusa, rispondo perché è molto veloce. Sì, sì. Era un dato più tecnico, nel senso che gli interni non erano ancora completamente finiti, realizzati, quindi cioè, un paio di foto ci sono appunto, però lì c'era un problema più insomma, cioè, pragmatico, nel tecnico. Nel senso, non è più significativo, cioè meno significativo di fare la foto dell'interno, quindi mettendo rapporto con l'esterno, oppure più significativo di fotografare l'esterno e far vedere il contesto? Io cioè, tendenzialmente proprio per una questione anche di forse è indifferente prima uno prima l'altro, hai fatto la domanda prima loro, okay. Okay. Sicuramente cioè, a livello percentuale in questo edificio in particolare era molto più semplice fare cioè, la quantità di foto che si potevano fare guardando dall'esterno verso l'interno era maggiore. Detto ciò, appunto, non avevamo gli accessi perché a quel punto forse voi avevate già anche consegnato, per esempio negli uffici forse non si poteva nemmeno entrare, cioè non avevamo nemmeno l'accesso ad alcune aree dell'edificio, per dire, e quindi anche a livello quantitativo era difficile. Questa per esempio per me è un interno verso un esterno, non c'era la possibilità. Detto ciò, a me capita spesso quando fotografo l'interno cerco sempre di metterlo in relazione almeno in quantità minima con l'esterno. Secondo me non c'è una regola, è una questione di come è fatto lo spazio, di come si relaziona l'interno verso l'esterno. Ci sono spazi estremamente aperti verso l'esterno e che si rivolgono all'esterno, o ci sono degli spazi estremamente introversi che parlano solo di se stessi e vogliono essere fotografati solo da dentro. Così come ci sono spazi che sono, o edifici che sono estremamente sensibili alla luce, ovvero cioè, fotografati a 10 minuti di distanza cambiano la loro forma, così come ci sono altri spazi dove si può fotografare di notte, di giorno, di mattina, di sera, e la cosa è sempre quella, perché magari hanno nella loro texture o nel loro colore la caratteristica determinante. Però sì, può essere, ci sono delle volte in cui dall'interno verso l'esterno funziona e viceversa, non saprei darti uno, questo è più importante, quello meno importante, io tendo a ricalibrarmi ogni volta in base a quello che mi trovo davanti, non impongo. La risposta di Labix? Io mi sono dimenticato la domanda iniziale, però... Il vostro progetto, cioè raccontare il vostro progetto agli altri, oppure ovviamente... Ok. Diciamo che la fotografia, è chiaro che nasce per raccontare qualcosa, no? Poi dopo è chiaro che serve per raccontare il progetto agli altri, serve per raccontarlo di nuovo a noi stessi, quello che diceva prima, cosa avete imparato, la domanda di prima era divertente, insomma mi sembra interessante, serve perché noi crediamo profondamente nella fotografia come arte, quindi siamo appassionati di fotografia e ci piace anche proprio capire come è possibile riscrivere appunto un luogo, un progetto, una situazione attraverso uno sguardo differente. E non sono totalmente d'accordo che non ci sono delle foto dall'interno verso l'esterno, anzi la maggior parte delle foto secondo me sono dall'interno verso l'esterno, ma è un interno aperto,
Allora, spesso, questo, proprio perché questo progetto è fatto di spazi pubblici, di spazi aperti e di spazi intermedi, di portici, di logge, di terrazzi, ci sono tantissime, ecco come questa foto qui, ma ce ne sono tantissime altre, dove in realtà Marco è dentro il progetto e fotografa il contesto, però magari non è l'interno proprio fisico in cui io ho aperto la porta di casa e l'ho chiusa e mi affaccio alla finestra, ma sono tutti questi spazi intermedi. Ecco, questa è una foto dall'interno, perché siamo dentro la piazza e guarda verso l'esterno. Qui siamo dentro la piazza e guardiamo verso l'esterno. E Marco ha colto questo aspetto del progetto molto importante, che sono gli spazi aperti. E quello che secondo noi è stato un connubio di successo è stato proprio quello di aver lasciato grande libertà a Marco, ma di aver condiviso due o tre principi di base, che erano quelli che dicevamo all'inizio. Cioè, secondo te, rileggi in questa architettura questi punti qui? E lui ha detto, beh, ora vediamo. Ha girato e secondo noi l'ha accolti tutti e l'ha raccontati tutti. Bene, allora direi che con queste ultime battute io vi ringrazio. Ringrazio gli ospiti, do il microfono a Margherita Guzzone. Ma solo per dire grazie, perché avete detto tantissime cose, avete sollevato molte questioni interessantissime. Io su alcune non sono neppure perfettamente d'accordo, mi sembra quindi interessante, no? Parlare di nuovo, continuare a parlare. Vi dico quello che mi ha sollecitato, cioè io penso che siano due linguaggi, quello del video e quello della fotografia. Trovo che la fotografia ha una capacità di costruire delle immagini iconiche che entrano nella nostra memoria. Penso all'immagine del padiglione di Barcellona di Miss Van der Rohe, e quella è una fotografia che non può essere sostituita da nessuna altra forma di narrazione. Quindi su questo tema e su questo, diciamo, ampliamento dei nostri ragionamenti dobbiamo continuare a lavorare, quindi continuate a seguirci su questo. Grazie davvero. Grazie a voi.